Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete detto dal titolo, oggi andrò a parlare dell'ABC del Light Rock Fishing. Andrò a parlare un po' di cos'è, attrezzature, un po' di consigli. Però prima mi raccomando lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Attivate la campanella per ricevere le notifiche di quando carico il video. E ancora meglio, andatemi a seguire su Instagram per ricevere sempre aggiornamenti, che rimango comunque in contatto con voi. Anche spoilerò qualche video, giusto qualche piccolo spoiler. Prima però di partire col video, via con la sigla! Dunque, come detto poco fa, oggi andrò a parlare di light rock fishing, quindi parlerò soprattutto per i principianti o chi si vuole approcciare, ma anche chi è un po' più esperto può sempre imparare, come va sempre nella pesca. Cosa andrò a parlare in particolare? L'attrezzatura, quindi canne, mulinelli, fili, esche, teste impiombate, eccetera, e inneschi vari. Un po' la tecnica, andrò a dare una piccola introduzione alla tecnica, piccoli suggerimenti e accorgimenti tecnici da fare e diciamo come entrare in pesca. Dunque, partiamo. Allora, cos'è intanto il light rock fishing? L'elettrofishing è una tecnica di derivazione giapponese che parte dal rock fishing, ovvero pesca dalla roccia. Infatti, queste tecniche vanno fatte comunque su scogliere o ambienti dove ci sta del cemento, roccia, quelle situazioni lì. Light perché? Perché si vanno a utilizzare attrezzature molto leggere, a partire dalle canne, che può essere da 0,5 a un massimo di 12 grammi, fili veramente fini, parliamo dal 0,12 al 0,18-20 massimo. Mulinelli comunque di taglia molto piccola, 1000-2000, dipende un po' dalle situazioni. Comunque anche le canne possono partire dal 1,60 m fino ai 2,20 m più o meno. Questa tecnica, infatti, è una derivazione dello spinning, quindi andremo a utilizzare solamente esche artificiali. Per andare alla ricerca di cosa? Orate, mormore, saraghi. Ghiozzi, cicefali, scorfani, un po' di tutto, diciamo, tutto quello che è alla portata no del nostro uomo, anche suerelli, sgombri, palombi, di tutto si può prendere con questa tecnica. Ed è proprio questo il bello. Anche spigole volendo, comunque. Electric fishing lo possiamo dividere in due piccole categorie, che non sono le uniche, comunque. Mebaru e Agi Game. Cos'è il Mebaru e cos'è l'Agi Game? Mebaru infatti significa scorfano in giapponese, quindi è la pesca light rock fishing dello scorfano. Invece Agi vuol dire sugherello, infatti è la pesca light rock fishing del sugherello. Adesso andiamo a parlare un po' dell'attrezzatura. In base al tipo di pesca che andremo a fare, si va a scegliere l'attrezzatura che ci serve. Si possono puntare, diciamo, due macro categorie, due pesche differenti. Differenti che tanto non sono, però è giusto per farmi capire. Possiamo puntare a prendere un'attrezzatura per andare anche in distanza, quindi parliamo di una canna sui 2,10 m, 2,20 m, con un casting 1 grammo, 12 grammi, quindi possiamo gestire esche sia leggere sia un po' meno leggere, e comprendiamo pesche come pesca in verticale sotto di noi o pesca fuori a lunghe distanze con jig, dropshot e caroline rig, alla ricerca di pesci come mormore, sugarelli, orate e tutto quello che sta un po' più in fuori. Invece, con una canna corta 1,60 m, 1,80 m, con casting 0,55 m, andremo su una pesca molto più vicina a noi, vicino alla costa. Infatti, staremo molto vicino agli scogli. Comunque, 5 grammi sono molto leggeri, possiamo lanciarli, sì, però fino a una certa distanza. Però la canna corta ci consente di andare meglio a pescare sotto punta, diciamo, magari in mezzo a scogli, piccole buche o direttamente in verticale, perché essendo molto più corta ha un ingombro minore e ci aiuta veramente in questa azione di pesca. Se vogliamo distinguere queste due categorie e fare un'attrezzatura per ognuna, sicuramente una canna solid tip, ovvero una canna con un innesto in carbonio solido sulla punta, che ci permette di avere una maggiore sensibilità. Infatti, questo tipo di canne, ovvero dotate di solid tip, sono le più sensibili in assoluto, perfette per questo tipo di pesca. Questa ci permette di sentire la mangiata di un pesce anche di 6 cm, la più piccola tocca riusciamo a sentirla perfettamente. Quindi partiamo da una canna solid tip. Dopo andiamo a vedere. Io ora come ora sto utilizzando la mia nuova Optical, che è veramente fantastica, ottima sensibilità, non ha un prezzo elevatissimo, quindi anche per un po' più giovani di voi
È perfetta, esiste di varie grammature, lunghezze. No, adesso andiamo a vedere per voi quella più adatta. Per fare una pesca sia fuori che sotto, ma fuori intendo anche 30-40 metri, io vi consiglio una canna come quella che ho io, ovvero una 2,12 grammi, 2,20 m, o comunque 2,13 m, solid tip. Questa vi permette di pescare sia con piccoli minnow, micro jig, piccoli VTD, gomme innescate con varie tecniche, drop shot, carolina rig, eccetera, eccetera. Abbinato, cosa abbiamo? Un mulinello taglia 2000-2005 più o meno, perché rispetto alla taglia 1000, che sarà più indicato per la pesca sotto, abbiamo una bobina più larga. Quindi avremo una bobina che aiuta la fuoriuscita del filo, quindi aumenta la gittata del lancio. E quindi anche con esche molto leggere potremo fare lanci di notevole distanza. Abbinato al mulinello ci servirà un buon trecciato. Uno, perché con un buon trecciato possiamo raggiungere lunghe distanze essendo molto fino. E per i trecciati parliamo di taglia 004-008 al massimo. Inoltre ci dà molta sensibilità, che poi soprattutto quando peschiamo in distanza anche le mangiate più deboli riusciamo a sentirle meglio, rispetto a un fluorocarbon o a un nylon, perché comunque con un fluorocarbon o un nylon andremo a scegliere su uno 0,16 di diametro, che comunque è più grosso, fa più fatica ad uscire e non ha tutta quella sensibilità. Abbinato al nostro trecciato ci andremo a fare uno shock leader. Questo un po' dipende anche dal pesce, perché se sono molto sospettosi andremo su un filo più sottile in modo che lo vedano meno, oppure anche se non sono sospettosi possiamo andare anche su uno 0,18. Questo dipende un po' da voi. Adesso allora andiamo a parlare dell'attrezzatura per pescare un po' più sottoliva. La canna vi posso sempre consigliare quella, però nella versione più corta e con casting più leggero. Abbinata possiamo metterci anche un mulinello di taglia 1000, così riduciamo di più il peso, tanto per una pesca su sottoriva o in verticale o nei primi 15-20 metri non abbiamo bisogno di grosse bobine che ci aumentino il lancio. Abbinato sempre o un trecciato, o in questo caso si potrebbe anche abbinare un monofilo. Però io vi consiglio comunque un buon trecciato, sempre sottile, in modo da avere comunque una buona sensibilità. E il resto più o meno rimane invariato. Andiamo quindi a parlare di esche. Dividiamo quindi le esche in due categorie, hard e soft bait, ovvero esche morbide ed esche rigide. Rigide abbiamo una lunga serie, popper, VTD, micro jig, crank, lipless crank. Sulle soft abbiamo molte categorie, piccole imitazioni di vermi, piccole creature, piccoli gamberi, veramente le forme più disparate, imitazioni di piccoli pesci, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda le hard, è semplice, basta solo innescarle, non c'è modo di utilizzarle in qualche altra maniera. Tra le hard possiamo trovare dei micro jig, che sono i più utilizzati come hard. Possono essere di varie taglie e dimensioni, possono partire da 1,2 grammi ad arrivare a anche 40 grammi, però non è questo il nostro caso. Noi staremo al massimo sui 15 grammi. Questa esca avendo una forma molto affusolata, tanto peso, quindi tanto peso molto concentrato, permette di fare veramente lunghi lanci nonostante il peso ridotto. Un 7 grammi permette veramente lunghe gittate con attrezzatura adeguata. Possono essere vari tipo, più o meno naturali. Se vi posso consigliare, io vi consiglio di prendere almeno due, intanto per iniziare. Uno con una colorazione naturale, quindi un bianco, un argentato, con magari anche solo argentato, oppure magari un blu argentato, in modo da avere comunque qualcosa di naturale, e qualcosa di non naturale, quindi un rosa, un rosso, che comunque anche per contrastare, magari un colore più lucente e un altro con un colore più opaco, un colore più chiaro, uno più scuro, per differenziare e cercare più o meno di coprire tutto. Questo riguarda un po' per tutte le esche, per chi è all'inizio. Parliamo quindi delle soft. Come ho detto prima, ci possono essere varie imitazioni, per esempio piccole imitazioni di vermetti, dalle forme, colori, lunghezze più diverse. Parliamo comunque di esche che non vanno sopra i 7 cm, comunque sia di hard sia di soft. Possono essere imitazioni di piccoli pesciolini, di gamberetti o comunque creaturine varie, oppure anche esche del genere, fatte per spigole, comunque sugherelli e predatori vari. Come detto prima, ci sono vari inneschi. Il più utilizzato, soprattutto per pescare dentro gli scogli, è la testina. In commercio ci sono molti tipi di testine. Quale scegliere? Per i pesci che hanno bocche piccole e comunque bisogna avere un amo adatto, preferisco farvela da me la testina. Qua abbiamo
dei casi di testine fatte da me. Nel caso appunto del ghiozzo ci servirà una molto piccola perché ha una bocca molto piccola e per rischiare di non perderlo o comunque prenderlo per fuori. Questa è una testina da rock fishing da 1 grammo e 8 che potete trovare in commercio. Questa è una testina fatta da me, potete vedere la differenza dell'amo. Per i pesci piccoli l'importante è che la curva dell'amo non sia troppo alta perché se no li blocca, arriva fino all'amo e si blocca con la bocca, non riesce a entrare. Questa testina l'ho fatta con un piombo spaccato dell'1,8, stretto sull'amo con un po' di attack. Roba da 10 secondi ne fate una. Passare a misure un pochino più grandi di amo, comunque per soddisfare tutte le mie esigenze. Sono volendo, ho messo per esempio questa, sta in piedi così. L'ho stato più consigliato, si chiama stand up, ovvero che l'amo sta sollevato dal fondo ed è quello più consigliato. Dopo, se andiamo su pesci come sugherelli, scorfani, possiamo andare anche su testine molto più grosse, anche 5 grammi, con amo abbastanza generoso, perché hanno comunque una bocca che si apre molto. Questa per uno scorfano sarebbe praticamente una metto del 24 per una carpa. È una testina a 3 grammi, stand up, con amo comunque non troppo grande, non troppo esagerato, che però va bene anche per ghiozzi di grossa taglia, ma parlo di 20 cm in su. Parliamo anche qua di colori, qua vi consiglio comunque di tenervi un colore un po' più naturale, quindi un marroncino nero verde su quei tre colori là, e un colore un po' più chiaro, magari un giallo, un bianco, un rosa, sono i colori più consigliati comunque. Per pesci di piccola taglia soprattutto bastano esche dai 2 ai 5 cm, non andate troppo sull'esagerare, perché dopo farò una fatica ad attaccare le esche e prendere l'amo. Invece su roba come scorpani potete andare anche un po' più pesante. Comunque andiamo a parlare un po' dell'approccio. Sicuramente qua ci sarebbe molto a parlare, comunque in generale, ma sto dando un indirizzo per chi è nuovo e chi vuole un po' approcciarsi a questa pesca. Ogni pesce più o meno ha un comportamento diverso. Tra le varie prede dell'electric fishing io sono riuscito più o meno a prendere una buona parte. Abbiamo di cernie, scorfani, ghiozzi, bavose, non mi ricordo, pesce lucertola, tracine, potrei tirare fuori delle altre che attualmente non mi ricordo. Ogni pesce lo troviamo in una zona diversa, fatta con un recupero diverso. Sicuramente per la ricerca del sugherello andremo su una zona a mezz'acqua. Lo possiamo trovare in diversi ambienti comunque, lo possiamo trovare anche in foce, in mare aperto, ma le zone più consigliate sono comunque mezz'acqua, verso il fondo, con recuperi abbastanza veloci e sostenuti, fatto sia con gomme, comunque Ronan Rig, ovvero un piombo, girellina, terminale da 60 cm e amo, innescata su una piccola gomma, oppure micro jig, che è un metodo di pesca molto efficace per questo pesce e molto semplice, con piccole cercate molto veloci, un recupero che tenga comunque sollevato dal fondo abbastanza, cioè comunque la fase più bassa almeno 10-20 cm sopra il fondo. Perché lo troviamo proprio in questi strati d'acqua, su 4 metri, più o meno lo troviamo dai 20 cm sopra il fondo al 1,40 m sopra il fondo, cioè dal fondo 1,40 m in alto. E sicuramente il micro jig è un'esca fantastica per questo tipo di pesca, però volendo si può anche pescare con testine molto leggere, dipende anche dalla distanza a cui lo abbiamo, con piccole gommine facendo saltellare. Andiamo a parlare un po' di pesci come mormore e orate. Io questi pesci preferisco prenderli con tecnica carry line rig, con piombi che vanno ad adattarsi alla distanza di lancio che devo fare, più o meno sto sui 10-15 grammi, terminale da 60 cm e amo del 6 o dell'8 gambo lungo. Questi pesci vanno fatti con un recupero sul fondo, che stia molto a contatto sul fondo. Io preferisco innescare piccoli vermetti tipo questo, oppure imitazioni di coreano o tremolino. Recupero molto lineare sul fondo e questo è un pesce che dà molte soddisfazioni, tira delle belle testate sia l'orata che sia la mormora e fa divertire molto. Se si trova la sera giusta, l'esca giusta, ci si diverte veramente tanto. Andiamo a parlare di pesca allo scorfano, ghiozzo e bavosa, che più o meno siamo sulla stessa linea. In genere si va a prendere questi pesci nelle tane, in mezzo a formazioni rocciose, sia naturali che artificiali, di scogli, tripodi, comunque in zone rocciose. Questi sono pesci che stanno molto sulla roccia. Dovremmo andare a mettere la nostra testina o anche volendo il nostro innesco ad upshot, ovvero piombo,
amo a bandiera, diciamo, però senza terminare direttamente sul filo, a una distanza di circa 5-10 cm al massimo, andare in mezzo alle tane e farglielo saltellare davanti. È una ricerca molto difficile perché comunque devi spostarti di buca in buca e richiede molto tempo, però dà le sue soddisfazioni su pesci di taglia. Per queste tipologie di pesci possiamo utilizzare sia piccole creature, piccoli vermi, però anche piccoli sciam. Sicuramente quello che resta da fare è andare in pesca. Quindi mi raccomando ragazzi, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Lasciatemi un commento se vorreste qualcosa di più, ditemi un po' voi. Per questo video è tutto ragazzi, arriveranno dei grandi video in mare, quindi non mi resta che salutarvi, mandarvi al video di lunedì che uscirà. E per questo video è tutto, ciao a tutti!